E ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi nuovamente un episodio di Non Vedo l'ora che a voi è piaciuto, insomma, e vi mostro altri tre giochi che mi intrigano. E per quanto riguarda questa puntata, saranno giochi, spero, che usciranno entro la fine di quest'anno. Iniziamo con il primo, davvero molto intrigante. Il suo nome è 12 Minutes, 12 minuti, ed è un thriller, punta e clicca. Dove la parte interessante è il fatto che il nostro personaggio è all'interno di un loop temporale di 12 minuti, dove improvvisamente un poliziotto entra nella nostra casa mentre noi stiamo cenando con la moglie, entra e accusa lei di omicidio e riempie di botte noi. E noi continueremo su questa, diciamo, su questa trama, ripercorrendo continuamente questi 12 minuti. Adesso vediamo gli screen. E sembra essere davvero, davvero molto, molto intrigante. Perché vedete, prende la tensione onirica, come dice qua, di Shining, il senso di claustrofobia di La finestra sul cortile e la struttura frammentata di Memento. Grandissimi film, tutti questi. Il gioco sarà in italiano e deve essere ancora dichiarata la data di uscita, si spera quest'anno. In pratica, e noi potremo rigiocare i nostri 12 minuti utilizzando già la conoscenza degli eventi futuri, quindi veramente molto figo, molto intrigante. Vedremo che cosa sarà. Andiamo avanti, e qui siamo su Woodzone. Woodzone è un gioco davvero interessante perché, a parte questa grafica un po' alla Wildlands, un po' alla Echo. Noi amministreremo la nostra carriera, la nostra azienda di taglialegna, Lumberjack, e dobbiamo, vedete, trasportare il legname, tagliare il legname, e vedete che figo anche la nostra azienda, diciamo, i nostri macchinari che tagliano, poi la gestione del muletto, del magazzino, i trasporti, insomma, è figo, non si sa quando uscirà, è coming soon, quindi spero entro la fine di quest'anno. Guardiamoci altri screen, vedete, con tutto l'equipaggiamento che abbiamo all'interno, mi intriga molto, poi può rivelarsi un fuoco di paglia o un gioco davvero, davvero figo. Infatti qua pare si guidi anche, vedete che c'è la velocità, il carburante, insomma, il peso. Non sarà in italiano, ma poco male, perché su un gioco del genere, che non è, diciamo, guidato da una storia, ma un'amministrazione di una società, va bene uguale. E ultimo titolo per oggi è Re-Ogsma, se così si pronuncia, ed è un gioco davvero particolare ed è un ibrido, perché vedete che in questo caso si vede lo schieramento di una flotta spaziale, quindi si va a combattere contro dei nemici. Ma al tempo stesso presenta una grafica simile a quella di Terraria o Starbound, dove andremo a esplorare dei dungeon e visitare dei pianeti. Useremo dei tool, vedete, in questo caso stiamo usando una sorta di jetpack. Mondi generati proceduralmente, come dicono gli sviluppatori, ricorda tantissimo Terraria e Starbound, questo è. Però potremo andare a costruire e è un ibrido, perché alla fine è un platform, spazio, shooting, simulazione, insomma, tante cose. Non si sa, anche qui dicono presto 2019, quindi è tra i tre il gioco che forse mi lascia qualche dubbio in più. Guardiamo qualche altro screen, vedete. Però per gli appassionati di survival misti ad altre meccaniche può essere senz'altro interessante. Avrà il multiplayer, avrà il co-op, avrà il co-op locale, insomma, sembra davvero davvero molto molto interessante. Gli sviluppatori io non li ho presente, quindi presumo sia un primo gioco di lancio. Il gioco l'hanno presentato al PAX East del 2019, quindi se volete c'è anche la pagina Steam. Fatemi sapere anche qui che cosa ne pensate di questi titoli. E alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!